Ciao a tutti amici di Automoto.it e ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di automobili, quelle vere, parliamo della ATS RR Turbo che è stata lanciata proprio in questi giorni. Di questa nuova vettura ovviamente ne parliamo con Daniele Maritan che ne è l'inventore ma soprattutto è il proprietario del marchio ATS. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata a tutti. Mi fa molto piacere sentirti, ci vediamo spessissimo tra le pagine di Facebook, ma questa volta ho il piacere di intervistarti perché finalmente sei riuscito a chiudere il tuo progetto, ovvero questa ATS RR Turbo che vanta dei numeri strepitosi. Sì, guarda, siamo partiti l'anno scorso, più o meno a gennaio 2019, con questo nuovo progetto. Volevamo riprendere un pochettino la storia del nostro marchio, che Certo. parte negli anni 60, quindi molto incentrata nel racing. Avevamo questa vettura che parte dalla base della 2005 GT presentata qualche anno fa e disegnata sempre dal mio socio Emanuele Bomboi in cantiere. E l'anno scorso abbiamo deciso, anche perché spinti da alcune richieste di nostri clienti che volevano diciamo, un giocattolo per divertirsi anche in pista e non Certo. solo in strada, siamo partiti con questo progetto. È stato molto impegnativo perché la macchina, che poi andremo a scoprire, non è proprio semplice, ma finalmente anche con l'handicap di questa Sì. quarantena, purtroppo, che ha messo un po' tutti in ginocchio, siamo riusciti ad arrivare abbastanza nei tempi e adesso andremo in produzione da giugno con le prime vetture dei primi clienti che hanno acquistato la macchina. Infatti tu hai detto una parola giusta, secondo me, semplicità, perché a vedere dalla scheda tecnica, ma anche a vederla spogliata, la macchina appare molto semplice, ma per ottenere quei concetti di semplicità in realtà attorno c'è un grande lavoro. Visto che avete utilizzato un telaio a traliccio di tubi, c'è un motore montato longitudinalmente, questa cosa mi piace moltissimo, col suo bel cambio dietro, ma soprattutto un bel reparto sospensioni e mi sembra che si giochi tutto sull'aspetto della leggerezza. È una macchina per veri intenditori. Sì, diciamo che siamo tornati un po' alle origini. Noi volevamo creare una vettura con un bel vestito Sì. da GT, un po' classico perché le linee sono molto italiane, ma con sotto, diciamo, quasi uno sport prototipi. Infatti, noi abbiamo Sì. giocato anche su una soluzione con cambio portante al posteriore, Certo. ammortizzatori, pull rod nella parte posteriore per abbassare il più possibile i baricentri. Sembra una Formula 1 dietro, per Sì, come è esatto, fatta, un piccolo. sono un po', se ti ricordi, anche alcuni Super Turismo Alfa del Certo, passato sì. con questo schema di cambio portante al posteriore sopra una bella carrozzeria. Noi abbiamo voluto riproporre quello con un bel telaio senza andare su materiali troppo costosi e troppo adesso forse anche inflazionati, perché il telaio in carbonio è molto bello, però primo non è detto che sia più leggero di un telaio tubolare fatto bene, e secondo il nostro focus del progetto era quella di dare al cliente anche una vettura non troppo costosa poi nelle Certo. riparazioni, nell'utilizzo, perché ormai diciamo che anche il motorsport è stufato di continuare a vedere i costi di utilizzo di accrescere continuamente. Quindi noi volevamo un po' tornare alle origini. Questo è stato diciamo, il progetto nella sua semplicità è stato molto impegnativo, perché giustamente finché hai budget illimitati anche per i clienti da spendere è tutto un pochettino più semplice. Quando devi andare a ritrovare le prestazioni e mantenere i costi bassi, è questo che è stato il focus del nostro progetto, è stata la parte più impegnativa. Diciamo che ci siamo riusciti, insomma, noi abbiamo fatto, o perlomeno pensiamo di esserci riusciti. Abbiamo fatto una bella scheda di prodotto, Sì. soprattutto nella nuova comunicazione, dove siamo felici di annunciare che abbiamo un costo chilometrico che è quasi la metà Di una macchina da di un corsa. TCR, di un Certo. GT4, quindi diciamo, se facciamo risparmiare parecchi soldini ai nostri clienti, ecco, questo secondo Infatti, me è molto importante. Questa è una grande cosa perché poi le macchine da corsa hanno dei costi chilometrici che sono elevatissimi. La vostra è 2,30 euro a chilometro, insomma, A chilometro, giù di sì. lì, insomma, è poco, anche se sembra tanto, ma è poco per un'auto da corsa e soprattutto direi che
ancora, torniamo a parlare di questo aspetto della semplicità, ma è esattamente quello che ti permette, ad esempio, anche in un weekend di gara, di cambiare velocemente dei pezzi sulla macchina o comunque di essere pronto al weekend di gara prossimo, per intenderci, abbastanza velocemente se c'è da ripristinare l'automobile. Per cui ci sono tanti concetti che sono tipici delle auto da corsa, quelle prototipo, più che di derivazione stradale, quindi di fatto questa macchina ha il suo perché, soprattutto per tutti quelli che vogliono acquistare, come dicevi tu, un oggetto che sia adatto ai track day, ma anche alle corse vere. Mi sembra che state cercando di omologarla per i VLN, state cercando di omologarla per il GT4, anche se poi questo tipo di omologazioni hanno dei percorsi che sono abbastanza complicati. Sì, esatto, guarda, l'obiettivo di arrivare intorno sotto ai 3 euro chilometro è stato l'obiettivo iniziale del progetto, perché altre vetture, come dicevo prima, come TCR, come GT4, stavano cercando anche loro di abbattere i costi, quindi non so, il TCR hanno messo il cambio DSG perché che ha una vita molto più lunga, idem nel GT4. Noi volutamente siamo andati proprio in quella direzione, cioè una macchina bella da vedere, ma anche di facile utilizzo, che tutti possono arrivare col carrello senza il team, magari Sì, da non so, stratosferico, 10 no? persone, esatto, stratosferico in circuito, e possono divertirsi senza dover avere l'ansia dei costi. Per quanto riguarda le omologazioni, sì, noi adesso abbiamo trapreso il discorso con FIA per l'omologazione nella categoria E2SH, che ci permette già di partecipare a molte gare titolate, dalle gare in salita a molte gare in pista. Poi l'obiettivo, siccome ormai il 2020 lo diamo per passato perché causa coronavirus hanno rinviato tutti i campionati, però per il fine 2021, con l'inizio della stagione 2022, stiamo discutendo, perché era anche un cambiato monomarca. Non so se in Italia o in Germania, adesso Sì, stiamo state vedendo valutando. con dei clienti, proprio per avere delle omologazioni aggiuntive, sia nel VNL o nel 24 Hours Series, oppure magari anche nel GT4. Adesso dobbiamo discutere ancora con l'organizzatore SRO per vedere se c'è la possibilità di inserirci anche noi. A parte che con Sicuramente quel dragone lì che avete, potreste fare il campionato anche in Cina, anche in tranquillamente. Cina, sì, certo, col dragone ATS, che è molto italiano perché È è un vero. marchio degli anni 60, ma purtroppo, nel senso, dà quella sensazione. Per fortuna è un dragone tutto italiano. Sì. Però Di dov'è? Di Bologna, è un dragone, è un sì, simbolo. è un simbolo storico della mitologia comunque bolognese, e che noi non abbiamo fatto altro che riprendere dal marchio storico ATS che lo Originale. proponeva. Addirittura la macchina che vedete nel comunicato, che è con la livrea blu e rossa, con questo dragone oro, non è altro che praticamente i colori sociali di ATS ripresi e trasformati in livrea un pochettino più accattivante, perché abbiamo usato dei colori un po' più moderni, però è quella, insomma. Daniele, ho visto che hai usato un motore che ti dicevamo prima, longitudinale, è un motore di derivazione Honda, immagino, giusto? Sì, è una derivazione Honda K20 che viene utilizzato molto nelle competizioni, soprattutto sugli sport prototipi. Naturalmente, noi dovendo andarci a confrontare con macchine molto più potenti e molto più performanti, abbiamo rivisto completamente tutta la meccanica interna dei pistoni, bielle, canne. Internamente, perché abbiamo creato un reparto motoristico proprio interno ad Ma ATS, pensa, bravi. quindi i nostri motori verranno prodotti tutti interni all'azienda, e siamo riusciti adesso a tirare due step di potenze dai 400 cavalli per un utilizzo più, diciamo, gentleman driver, più per appassionati, alla versione più spinta, che siamo adesso intorno ai 580 cavalli, ma riusciamo a arrivare con le prime consegne ai Tu lo sai 600 già che vorranno tutti stabiliti. la versione da 600 e nessuno la userà mai a 400, giusto? Sì, Ah, dai, lo assolutamente. sai, Anche no? perché stiamo finendo adesso lo sviluppo di un traction control con il nostro partner Tecnogear, per avere fino a 12 mappe per il controllo di questa vettura, perché in versione libera, quindi senza BOP, siamo con la serie carbonio quasi a 800 kg.
capite che a 600 cavalli per 800 kg ci vuole anche un pochettino di aiutino, se no Sì, diventa certo. abbastanza difficoltosa. Se no puoi venderla Noi abbiamo solo a cercato. Hamilton. Tra l'altro, Daniele, scusami, ma il prezzo è abbastanza contenuto. Mi sembra che sei sui 130.000 euro per la base, giusto? 132, è Sì, possibile? Ho letto male? 100, sì, più o meno intorno a quella cifra di 132 per la base, che proprio base non è perché è quasi un pronto gara, cioè nel senso non manca molto per avere la possibilità di avere il passaporto tecnico, se non solo il serbatoio FIA che noi non montiamo di serie solo per una questione nel senso interna all'azienda, nel senso che abbiamo clienti che vogliono il doppio sedile, quindi perché magari vanno solo a divertirsi e non a correre, quindi il serbatoio FIA utilizza il lato passeggero, quindi non Passeggero, lo mettiamo di sera perché sennò andrebbe eliminato per poi mettere il secondo sedile, quindi invece di serie usciamo con un serbatoio in alluminio dietro ai sedili e le persone possono decidere se mettere il secondo sedile o meno. Poi abbiamo una serie carbonio invece che è il top per il momento di gamma, con carrozzeria in carbonio a vista, freni carboceramici, Ah, però. I ammortizzatori freni da chi li fai elettronici. fare? Da chi fai fare i freni? Allora, i freni abbiamo sempre sviluppato un freno ATS, infatti la pinza è marchiata ATS, abbiamo un partner tedesco di proprietà italiana però, che adesso non posso svelare ancora il nome perché Va stanno bene. cambiando loro un pochettino internamente, quindi lo diremo fra un mesetto, però anche le pinze fresate dal pieno con pistoni in titanio, quindi anche lì tecnologicamente molto, molto interessanti, sono state sviluppate per ATS, quindi vengono marchiate, il progetto è ATS, quindi vengono prodotte proprio su nostra specifica. Gommatura, ho visto E che hai ti scelto dico, Michelin invece. sì, noi siamo partner Michelin ufficiali dal 2018 da Pebble Beach, abbiamo fatto un accordo con loro per la versione stradale della GT e adesso ce li portiamo anche nella parte racing, perché ci troviamo molto bene. Perché poi la GT non ha niente a che fare, la GT derivava da una McLaren, se non ricordo Sì, male, giusto? Era una la GT che è 6. stato il nostro, nel senso, biglietto da visita per il lancio del marchio. Siamo partiti da una base esistente per una questione anche di omologazioni e quant'altro, perché adesso nella parte stradale diventa tutto molto più Eh beh, difficile. sì, impossibile, direi. Esatto, quindi dovendo fare una piccola serie di 12 vetture, abbiamo deciso in fase di progetto di fare un accordo con un costruttore per avere una meccanica di Sì, base. certo. Invece questa macchina qua è tutta made in ATS, quindi non c'è, a parte i soliti, cioè dei fornitori che come tutte le case si appoggiano, tutta la parte meccanica e telaistica, così è fatta Ma le hai già tutta vendute come tutte le ATS. GT? Le GT sì, non sono più disponibili. Niente, volevo comprarne una, vabbè, niente. per forza, è arrivato tardi. Abbiamo la nostra demo, l'unica nostra demo che No, ci ma è teniamo stretti usata, la volevo perché, nuova, io la no, volevo nuova. lo so, non ti piace, ma no, vabbè. Comunque, guarda, è stato duro perché, come tutte le cose che nascono, ci vuole un po'. Però, devo essere sincero, ci ha aiutato tanto perché la macchina ci ha fatto conoscere al mondo e adesso sto vedendo che con la macchina da corsa è tutto un po' più in discesa perché i dealer si fidano di noi, ci conoscono, sanno come lavoriamo, ne stiamo facendo di nuovi. Guarda, abbiamo aperto proprio una settimana fa il mercato americano con un nuovo dealer a Seattle, a cui andranno due macchine Bravi. per iniziare. Sì, no, guarda, sono veramente contento perché Ma senti, tra i. ma in America che le omologazioni sono un pochino più semplici, riuscite a mettergli la targa a questa macchina oppure è una Ma cosa... allora, io parlando con lui che già ha fatto queste cose perché è un dealer che si occupa anche di preparazione e anche un po' di costruzioni, mi dice di sì, nel senso che potremmo vedere delle ATS RR targate per Sì, l'utilizzo perché lì stradale, è il sì. mondo delle kit car, di tutte queste macchine, Sì, un po' così, no? esatto. Poi il nostro motore, comunque un motore venduto negli Stati Uniti perché c'è un po' di escamotage Sì, per per arrivare omologare. poi alle omologazioni, e quindi sì, infatti guarda, non sarà una versione stradale della RR, cioè nel senso non sarà una macchina stradale, sarà la macchina da corsa adattata un Omologata. pochettino per l'omologazione stradale. Sì, adesso stiamo facendo
delle prove con un kit di tipo aria condizionata elettrica per dare un pochettino più di comfort, però diciamo sarà questa macchina qua portata su strada. Bellissima. Va bene, Daniele, senti, siamo andati anche troppo lunghi, però sono stato contento di parlare con te. Bellissima l'idea, molto bella la macchina, veramente Grazie bellissima. Tra l'altro, alla sfilata di moda ha fatto anche la sua porca figura. Sì, è bello, ci portiamo dietro la livrea adesso Philip Lane per i prossimi Bravo. test, sarà un bel cioccolatino che gira per i circuiti. È vero, molto bella. E ti ringrazio tantissimo. Mi raccomando, anche per te, viva la passione per l'auto come sempre. Full gas dove possibile, ma con questa full gas lo Assolutamente. dai sempre molto E volentieri. io ti rinnovo l'invito poi a venirla a provare, ci organizziamo nelle prossime mesi, settimane, Sono per già lì con organizzare tutto un il bel... casco. Tu dimmi dove, io arrivo. Perfetto. Ok. Grazie, ciao e a Grazie presto. a tutti, ciao a tutti, ciao ciao.